Buonasera a tutti, ho appena finito di registrare il capitolo 5, il video relativo al capitolo 5 di Rivelazione. Passiamo al capitolo 6, condivido lo schermo e andiamo a vedere come il capitolo 6 possa essere di aiuto. Qua leggiamo al versetto 1 e vidi quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli e udì una delle quattro creature viventi dire con voce di tuono: vieni. Allora c'è l'agnello con le quattro creature viventi. Questo agnello viene descritto in modo molto particolare al capitolo 5, cioè con sette corna, e ciascun corno ha un occhio a rappresentare i sette spiriti. Abbiamo già dato un'interpretazione dei sette spiriti, che rappresenta l'operato dello spirito divino, dello spirito di Dio, nei 7 anni della fine. E qua abbiamo sette sigilli che vengono aperti dall'agnello uno a uno. Anche qua c'è un chiaro riferimento ai sette tempi della fine, cioè i sette sigilli vengono aperti durante il tempo della fine. Non è detto che ciascun sigillo debba rappresentare il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, ma anche se vedremo che alla fine cioè, si può effettivamente intendere in questo modo, almeno per quanto riguarda gli ultimi sigilli, ma almeno per quanto riguarda i primi, c'è una contemporaneità degli avvenimenti che vengono compresi con l'apertura dei primi sigilli. Quindi, quando l'agnello apre il primo dei sette sigilli, la creatura vivente dice: vieni. A chi lo dice? Al versetto 2, qua dice: vidi ed ecco un cavallo bianco, e colui che sedeva sopra aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì vincendo e per completare la sua vittoria. Quindi il primo sigillo è vero che ci narra una cosa che può avvenire nella totalità dei sette tempi della fine, però lo associamo anche al primo anno. Quindi c'è un cavallo bianco che esce al primo anno, a qualcuno viene data una corona. Su questo cavallo bianco c'è una diatriba che dura ormai migliaia di anni su chi sia, perché sembrerebbe rappresentare Gesù Cristo, che è sul cavallo bianco. Altrove in Rivelazione viene descritto come, mi pare al capitolo 19-20 di Rivelazione, viene descritto cavalcante un cavallo bianco. Però qua c'è qualcosa che ci fa riflettere, cioè gli viene data una corona, cioè gli viene dato potere già all'inizio dei sette tempi. Quindi come inizia la fine, c'è qualcuno che riceve potere. Tra l'altro Gesù viene solitamente descritto con una spada, invece qua viene descritto questo cavaliere con un arco. Quindi potrebbe anche non essere il Cristo. L'alternativa nella storia dell'interpretazione della profezia biblica è l'anticristo, cioè qualcuno che vuole farsi parere Cristo, farsi sembrare Cristo. Vediamo andando avanti se riusciamo a capire meglio. Poi dice il versetto 3: e quando aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente dire: vieni. E uscì un altro cavallo color fuoco, e colui che vi sedeva sopra fu concesso di togliere la pace dalla terra affinché si scannassero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Ecco, la spada viene data invece al secondo cavaliere, colore fuoco, colore rosso. Gli viene concesso di togliere la pace dalla terra, no? È una cosa un po' particolare, visto che in Seconda Tessalonicese, capitolo 5, si parla invece di pace e sicurezza che viene dichiarata nel tempo della fine. Ma la cosa non è così contrastante, no? Non è un ossimoro così grande, per il fatto che in realtà per dire pace e sicurezza ci deve essere stata la guerra. Quindi c'è la guerra dopo il cavallo bianco. Poi al versetto 5: e quando aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente dire: vieni. E vedi, ed ecco un cavallo nero, e colui che vi sedeva sopra aveva in mano una bilancia, e udì una voce come in mezzo alle quattro creature viventi dire: una chenice di grano per un denaro, 3 chenici di orzo per un denaro, e non danneggiare l'olio e il vino. Quindi il terzo sigillo si fa riferimento all'Accarestia, ok? Perché dice qua uno su un cavallo nero con la bilancia e dice: una chenice di grano per un denaro, quindi un valore enorme per poco grano, bisogna pagare 3 chenici di orzo per un denaro, e non danneggiare l'olio e il vino, perché sono talmente preziosi che non ne devi sprecare niente. Quindi si parla di carestia,
E questo sarebbe il terzo sigillo, quindi verrebbe quasi da pensare si tratta del terzo anno dei sette tempi. In realtà, all'inizio, questi cavalieri hanno un significato spirituale, nel senso che si tratta di carestia spirituale, che inizia con i tempi della fine, e cioè una carestia, di cose, di insegnamenti, una carestia di guida, una mancanza di guida da parte delle religioni, come anche per la spada, c'è cioè guerra all'interno delle religioni che subiscono quindi l'azione del potere politico e quindi non è una guerra effettiva, ma è una guerra spirituale, una guerra che non concede alle religioni di continuare ad avere la loro capacità di guida. Andiamo avanti al versetto 7. Quando aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente dire: Vieni, e vidi, ed ecco un cavallo pallido, e colui che vi sedeva sopra aveva nome la morte, e l'Ades lo seguiva da vicino, e fu data loro autorità sulla quarta parte della terra per uccidere con una lunga spada, con la penuria di viveri, con una piaga mortale e mediante bestie selvagge. Quattro cavalieri, quattro elementi, qua nel versetto 8. Mediante bestia selvaggia della terra. Quindi vedete, c'è la spada, il cavallo rosso, penuria di viveri, il cavallo nero, la piaga mortale e il cavallo pallido. Vedete, al versetto 8 qua si dice un cavallo pallido, e qui colui che vi sedeva sopra aveva nome la morte, l'Ades lo seguiva. Quindi una morte spirituale di persone che, non trovando più guida nelle religioni, escono dalle religioni. Ma è una morte anche dovuta a pestilenza vera, effettiva, così come anche le altre cose sono vere. Adesso cerchiamo di andare un po' più a fondo. Allora, quattro cavalieri, vedete che il quarto sono bestie selvagge. L'anticristo, in effetti, è da associarsi al falso profeta, cioè la bestia di Apocalisse capitolo 13, quella con due corna di agnello, no? E quindi corna dell'agnello. Cioè una bestia che si fa sembrare l'anticristo. Quindi i quattro cavalieri iniziano con l'operato dell'anticristo che guida la cavalcata di questa cavalleria, no? Che è una cavalcata contro il popolo di Dio, ma è contro il sistema intero, perché alla fine il popolo di Dio è all'interno, deriva dalle religioni abramiche e sparso, no? In tutto il mondo, quindi si parla alla fine in senso lato di tutto il mondo, di tutto il sistema. E non è solo una questione spirituale, ma è una questione reale. Infatti, nelle scritture nelle scritture ebraiche, quindi del Vecchio Testamento, in Ezechiele, ma anche in Geremia, anche in Isaia, si dice che coloro che non avessero ascoltato Dio, coloro che non si fossero resi a Babilonia, per esempio, sarebbero stati uccisi con spada, pestilenza e carestia. E da chi? Da Babilonia, cioè la bestia selvaggia. Quindi è una cosa letterale. Per esempio, dal punto di vista della carestia, è abbastanza chiaro che ci stiamo avvicinando a momenti difficili. Mancano i trasporti, manca ormai manodopera perché sempre più persone non lavorano più perché a causa delle restrizioni non hanno più la possibilità di lavorare. Si parla di carestia dal punto di vista energetico e quindi nel momento in cui venisse a mancare l'energia per tutti mancherebbe anche l'acqua perché per gli acquedotti funzionano con pompe elettriche. Per quanto riguarda invece la spada, è chiaro che noi vediamo sempre più, è chiaro che è una cosa spirituale, ma vediamo sempre più persone nelle piazze che si scontrano con le autorità, con la polizia e questa cosa è destinata a peggiorare, vediamo, perché le condizioni lavorative sono sempre peggiori mese dopo mese. Anche per quanto riguarda la pestilenza, questa vaccinazione andrà a creare dei gravi problemi. Li sta creando già adesso. Leggevo proprio oggi il fatto che negli Stati Uniti gli ospedali sono pieni, ad un livello pari, se non superiore a quello precedente alla pandemia, ma mentre prima della pandemia
I presenti negli ospedali erano spesso afflitti da malanni lievi. Oggigiorno chi invece soffre al punto di dover andare in ospedale è perché è grave, e quindi gli ospedali sono pieni di gente gravemente malata e soprattutto persone che hanno problemi legati al cuore, miocarditi, trombi, e quindi conseguenze che noi sappiamo essere dovute alla vaccinazione. Andiamo avanti, siamo al versetto 9. E quando aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati scannati a causa della parola di Dio e a causa dell'opera di testimonianza che avevano. E gridarono ad alta voce dicendo: Fino a quando, sovrano Signore, santo e verace, ti tratterrai dal giudicare e dal vendicare il nostro sangue su quelli che dimorano sulla terra? E a ciascuno di loro fu data una lunga veste bianca, e fu detto loro di riposarsi ancora un po', finché fosse completo anche il numero dei loro compagni di schiavitù e dei loro fratelli, che stavano per essere uccisi, come lo erano stati anche loro. Quindi, con il quinto sigillo, si viene a capire chi sono quelli che sono stati scannati a causa della parola di Dio, i santi, cioè sono coloro che escono dalle religioni a causa di questi quattro cavalieri. Quindi ci sono i quattro cavalieri che calpestano il popolo di Dio, e quindi escono delle persone. Si prosciugano le acque delle religioni, le acque di Babilonia. Quindi i quattro cavalieri sono la cavalleria di Ciro che arriva. Devia le acque dell'Eufrate, così Babilonia rimane senza le protezioni delle acque del fiume e quindi può entrare in Babilonia e distruggere Babilonia, rappresentando la falsa religione. E questi santi gridano ad alta voce dicendo: Fino a quando, sovrano Signore santo e verace, ti tratterrai dal giudicare, dal vendicare il nostro sangue? Perché c'è un periodo di 3 anni e mezzo, e infatti qua stiamo parlando del quinto sigillo, quindi passata la metà della settimana, c'è un periodo di 3 anni e mezzo in cui le cose si inaspriscono per i santi, che vengono cacciati, vengono uccisi. Infatti, in Rivelazione, lo vedremo poi, in Rivelazione capitolo, mi pare 8 e 9, si parla della cavalleria, cioè l'attacco di Gog e Magog contro il popolo di Dio. Si parla di un terzo dell'umanità che viene ucciso. Perché viene ucciso? Perché questi qua non si inchinano di fronte al nuovo ordine mondiale, non si vaccinano, e quindi vengono esclusi dal sistema. Io, per esempio, non lavoro più, molti di voi che conosco personalmente non lavorate più, oppure avete delle difficoltà nel lavoro, no? Dovete farvi i tamponi continuamente, comunque siete emarginati, esclusi dalla vita lavorativa e religiosa, perché effettivamente le religioni non danno una guida da questo punto di vista, ma spingono invece alla vaccinazione, dimostrando di essere parte dell'anticristo che ci vuole marchiare. Al versetto 11 qua dice: fu data loro una lunga veste bianca, e qua si fa riferimento di nuovo alla grande folla che viene descritta in Apocalisse 7 e Rivelazione 7, lo vedremo poi nel prossimo video. Quei membri della grande folla vengono rappresentati, descritti con una veste bianca lavata nel sangue dell'agnello. E quindi fu detto loro di riposarsi ancora un po', cioè deve completarsi il tempo dei 7 anni. Quindi c'è gente che è uscita ormai da tempo, da qualche anno, dalle religioni, avendo capito, essendo stato svegliato da Dio, e si chiede: ma dove andiamo a finire? Qua passa il tempo e non succede nulla, oppure le religioni continuano ad avere un potere enorme. E qua Gesù dice: riposati ancora un po', perché deve essere completo il numero dei compagni di schiavitù e dei fratelli che devono essere uccisi. Quindi Dio ha in mente esattamente tutte le persone che deve salvare. Queste persone le deve tirar fuori dalla religione, un po' come quando era andato a prendere Lot per tirarlo fuori da Sodoma e Gomorra, ha dovuto tirarlo fuori. Quindi c'è chi ha avuto la fortuna di uscire prima, c'è chi magari uscirà più tardi, e quindi Dio sta aspettando che si completi il numero degli eletti. Versetto 12. E vidi quando aprì il sesto sigillo e ci fu un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e l'intera luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra come
come quando un fico scosso da un gran vento getta i suoi fichi immaturi. E il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e ogni monte e ogni isola furono rimossi dai loro luoghi, e i re della terra, gli uomini preminenti, i comandanti militari, i ricchi e i forti, ogni schiavo, ogni persona libera si nascosero nelle spelonche e nei massi di roccia dei monti, e continuarono a dire ai monti e ai massi di roccia: cadeteci sopra e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché il gran giorno della loro ieri è venuto. Chi può stare in piedi? Quindi parliamo qua del sesto sigillo. Ci fu un grande terremoto, il terremoto che rappresenta Dio che scrolla le cose desiderabili delle nazioni, che quindi escono dal sistema, un po' come quando si va a raccogliere le olive o le susine, si scuote l'albero e i frutti cadono giù. Quindi un terremoto che si prolunga per il sesto e il settimo anno, che quindi sono quelli che vedono la maggior parte, il più grande numero di fuoriusciti dalle religioni e dal sistema. E poi si parla di fenomeni celesti: il sole che diviene nero con un sacco di crine, la luna che diviene come sangue, le stelle che cadono a terra. Qua si parla di nuovo da un punto di vista spirituale, perché il sesto anno è quello che è finito adesso. Indica quindi la caduta definitiva delle religioni che nel sesto anno non hanno più la capacità di guidare. Per capire meglio il significato di questi simboli, bisogna tornare indietro a Genesi, quando Giuseppe, figlio di Giacobbe, fece un sogno e gli sognò che suo padre era la luna, il sole, sua madre la luna, i suoi fratelli 11 stelle, lui era la dodicesima, e quindi le stelle, il sole e la luna vengono associati al popolo di Dio, che è un popolo idolatra, è un popolo che invece di rivolgersi a Dio si rivolge all'anticristo. Per questo, per la salvezza, no? Si vaccina, non serve la salvezza nel vaccino. Per questo devono essere puniti, per questo c'è il calpestamento, c'è idolatria solare nelle religioni. La maggior parte delle religioni, per esempio, non ha capito la questione della terra piatta, che è uscita proprio all'inizio di questi 7 anni, nel 2015, e hanno continuato a propugnare le idee della scienza politica, no? Perché alla fine è una scienza che si basa sui bisogni della politica di mantenere le persone al di sotto del potere di Satana, e quindi di mantenerle nell'ignoranza di Dio. Quindi le religioni sono state trovate colpevoli, vengono calpestate, ma alla fine dei tempi il sole, la luna e le stelle crollano. Non c'è più questo potere delle religioni sulle persone, e quindi persone anche che erano stelle si staccano, erano stelle dal punto di vista spirituale, si staccano, escono dalle religioni e vanno ad illuminare in un altro modo, vanno a illuminare altre persone con la verità che è la conoscenza che ricevono da Geova Dio. Qua dice anche che cadono le stelle come un fico scosso da un gran vento che getta i suoi fichi immaturi. Vedete, un fico scosso da un gran vento. Il fico rappresenta spesso il popolo di Dio, come anche la vite. E quindi sono frutti che scossi cadono giù. Spesso il giudizio di Dio viene rappresentato, descritto in Rivelazione come la mietitura della vite. Poi il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, ogni monte e ogni isola furono rimossi dai loro luoghi. Quindi luoghi di autorità spirituale che non ci sono più. Il cielo che si ritira come un rotolo e che si avvolge sta a rappresentare la comprensione di cose nuove relativamente al ruolo che avrà la grande folla di fronte a Dio, e che quindi avrà la possibilità di governare. Poi dice: i re della terra, ma anche ricchi, forti, ogni schiavo e persona libera si nascosero nelle spelonche. Qua si sembra fare riferimento a coloro che ricevono il marchio. Infatti dice che in Rivelazione 13, versetti 16 e 17, dice che questa bestia cerca di marchiare ricchi, poveri, schiavi, liberi e così via. E queste persone, quindi, che sono quelli che hanno ricevuto il marchio, continuano a dire ai monti: cadeteci sopra, nascondeteci
dalla faccia di colui che siede sul trono, cioè cercano rifugio ancora nelle organizzazioni umane, religiose o politiche che siano, ma qua dice il giorno dell'ira di Dio è venuto a chi può stare. Ok, così abbiamo commentato anche il capitolo 6, che è parecchio importante. La prossima volta continueremo quindi con il settimo sigillo e inizieremo successivamente con le trombe dell'Apocalisse. Un saluto a tutti per questo weekend, spero che stiate bene, ci vediamo al più presto.